Ma hey Cucci, ben ritrovati dal vostro AndroNicron21 su questo nuovo episodio di WarioWare Gold. Continuiamo il nostro viaggio attraverso i minigiochi pigia tutto. Mancano Dribble e Spitz e non so chi è questa. Può essere che è la mamma di 8 volte? Dribble. Insomma, questo ragazzino qui, 9 volte, 8 volte, ma non mi ricordo. Pronto, i nomi non me li ricordo tutti quanti. Ai confini dello spazio, anche perché tanti anni che non ci gioco. A un WarioWare qualsiasi. Mica tanto. Guarda là, quanti laser. Oh, c'è mancato poco. Oh, guarda dove spari. Calmati, Dribble. Ma questi ci rigano il taxi. Lascia perdere, non ti mettere contro un UFO. E se poi quello viene e ci attacca. Comunque sia. Hai ragione. Per fare sto lavoro conviene mantenere la calma, lo sai. Spitz, sei un grande, ma come fai a non esagitarti? Esagitarti? Quello fare ci viene addosso. È un laser, starza, Dribble. Siamo spacciati. Già. Mi sa che ce l'hanno rigato. E mo basta. E mo basta. Prepara il polverificatore. E mo basta. Aspetta però, non avevi detto che dovevamo mantenere la calma? E secondo te dobbiamo fare finta di niente? Vogliono la guerra e guerra avranno. Che pare giusto, eh? Calmati. È giusto, se vogliono la guerra l'avranno. Oh, attenzione, pericolo, decolla. Opla, fatto, ok. Broom. No, volevo dire una cosa, i personaggi sembrano molto più cartuneschi di quanto non fossero in precedenza negli altri WarioWare. Però va bene uguale, non è una cosa brutta. Va bene pure così, per carità. A 4 km andiamo, trova il tesoro. Oh, ok, eccolo, no, è qua. Oh, che fortuna. All'ultimo. Assembla. Ok, non deve essere perfetto, però l'importante è che è che combacino i punti. A tutto gas! Più veloce! Oh yeah! Rispondi. Puoi attaccare, cosa fai? Montante! Melanzanino! Molto bene! Oddio. Entra in acqua! Ok, ok. Hoppla! Ben fatto! Mi stavo già preoccupando. Mastica, questo è facile, basta che premi A. È molto semplice. Oddio, questo. No, quello con l'aeroplanino è molto bello. Ci giocavo di continuo con quello dell'aeroplano. Prima era un orso, era. Invece ora è un orco. Che cavolata, dai. Che poi non è stella, ma è stai là. Si sono sbagliati. Vai così. Molto semplice. Oh cavolo, ma come hai potuto? Pensavo di solo premere A, invece. Non è andata. Quattro, sì. Ce l'hai fatta. Spara a... ok. Boss. Bel lavoro. So interessante. Ok, l'astronave madre in fila. Vabbè, devo fare quello schermo qua perché sennò davvero mi sbaglio, eh. Ma ci sono due ragazzi. Ah, va bene, anche se ne lascio qualcuno. Ok, pensavo di non dover lasciarne manco uno. Ah, ok, ho capito. Ho capito come funziona. Basta che non mi vengano addosso. Cosa? Oh mio Dio. Devo sparargli? Ah, ok, ho capito. E uno. Vai, due. E tre. È fatto. Ah, ok, interessante. Sì, Wario, comunque sia, i giochi
con le dita del naso sono all'ordine del giorno. Così si fa. Cerca l'oro nel naso. C'è un minigioco addirittura dove Wario è nel naso. Che fatica! Quanti ne restano, Dribble? Gli ultimi battono la ritirata. Scappano con la coda tra le gambe, eh? Sì, abbiamo vinto. Roba da matti, siamo forti. Visto? Con la calma si ottiene tutto. Calma? Sì, la calma è la virtù dei forti. Dai, torniamocene sulla terra, Dribble. Moh. E anche oggi abbiamo... Targa è quella. Contenti voi. Bene, ben fatto. Guarda che di solito lo viaggiare per lo spazio non è così pericoloso. Ora vai che 5 volte ti aspetta, quindi 5 volte. Chi ha 5 volte? La mamma, la sorella, la zia, la cugina. Va a finire con maschio. Eccola. 5 volte. La mamma, ok. Dai, forza. È dalla voce. Casa di 5 volte. Sbadiglia, guarda. 9 volte dovrebbe tornare a momento. 9 volte, ecco. Televendite Città Diamante. Cos'è, un nuovo programma? Oggi abbiamo in offerta solo per voi un nuovo modello di padella. Il sogno di ogni madre. Creata con il metallo più duro. Oh. Ottima per friggere, per il mal di schiena, per i voti dei vostri figli e per vincere al lotto. Ma è incredibile. La volete? E infatti. Sì. Ma prima di alzare la cornetta, prepariamoci agli esercizi spaccamuscoli! Cioè? Ah, certo, la mamma deve restare in forma. Questa padella, infatti, è molto pesante. Non tutti riescono a sollevarla così facilmente. Guarda questo che muscoli. Però le gambe, zio, le gambe. Così, perché la vendo? Prima di ordinarla, bisogna potenziare i muscoli. Ma guarda... Dai, ma diventa Jojo. ...si rende più belle! Alla fine sparirà il grasso in eccesso. Ma basta con le chiacchiere. Vai con lo spacca. Per far sparire il grasso non devi mangiare. Beh, proviamo. Questa ma è la verità. Funziona davvero. Ok. Proviamoci. Oh, bellissimo questo. Così. Oh mio Dio. Per ora, per forza, si chiama 5 volt. È la mamma di 9 volt, ovvio che siano giochi Nintendo. Ok, 2, meno male. Questo era Balloon Fight. Sì, così. Stai a tempo. Sì, tranquilla, sto a tempo, mammina. Oppla, grande. Perfetto. Quello era il gioco con il VR della Nintendo, il primo. Cosa? Accidenti. Non capisco. Magnifico. Non capivo che... Quello era Pool Box, credo, ma non ci ho mai giocato. Capita. Ah, Ice Climber. Che forza. Quello era il gioco di carte Nintendo, quello più di prima. Veloce. Uno dei primi giochi che fecero. Lancia la Fireball, ok. La Super Ball. Ah, mo si chiama Super Ball? Ma dai. Ok, e 3. Ben fatto. Per un pelo. Oh, grande. Sì. Che gioco era quello? Mica. Che forza. Dai, oh, meno male. Fire Emblem. Oh, quanti bei giochi. Grande. Vabbè, senza che li elenco tutti quanti, perché li conosco alla fine, quindi è inutile. C'è il boss? Oh mio Dio, no. Dai. Ok. Oh. Almeno 3 palle. Sei grande. Bene. Sono orgogliosissima. Beh, va bene allora, mammina. Sono a casa. Eccolo. Bentornato. Gli hamburger sono pronti. Buoni.
Uffa, la confolla è finita sotto la credenza. Oh, la, no. La cosa? La confolla? Oh, ecco fatto. Oh, mamma mia. Davvero? Complimenti. Congratulazioni per aver superato la Lega Peach e tutto, Andrea Link. Ti meriti proprio un bel dolcino. No, sono a dieta, è dolcino, grazie. Sono a dieta di zuccheri e carboidrati, quindi no, mi dispiace. Mangio solo riso. Ma per davvero? Filmato 5 volte, ok! L'idea di trasmettere il torneo in diretta è stata proprio un colpo di genio. Ah, non c'è niente di meglio che star seduto su una montagna di soldi. Finalmente sono ricco! A proposito, sono solo io a sentirlo o questo vaso ha uno strano odore? Oh oh. Che tipo di odore dovrebbe avere quel vaso? Wario. Ok, rotazione. Oh, con il giroscopio. Sapete, i giochi della Lega Gira Tutto si giocano muovendo la console. Secondo me mi fregano. In senso orario o antiorario, ma tienila ben salda. Sì. Alla fine è proprio come usare un volante. In alcuni giochi bisogna anche premere il pulsante A, perciò mi raccomando. Ok, la tengo ben salda, la tengo. Stai aspettando. Che iniziamo a giocare. Oddio, iniziamo. Com'è possibile? Ok, ma era a fuoco veramente. Doveva fermarsi da solo, credo. Ok, eccolo. Grande. Più veloce. Sì, ce la faccio. Taglia. Ma perché così devo andare? Vabbè. No, dai, avevo peccato. Accidenti a te. Ok, un attimo che sennò vado a sbattere. No, tranquillo Wario, tranquillo. Oh, è sensibilissimo. Oh, oh, oh. Ah, si spostano, meno male. Ok, vai di qua Wario, grazie. Un pochino più in qua, ecco, perfetto. Curva stretta. Ok, curva a gomito fai, No! Proprio alla fine? Accidenti a te. Ok, facciamolo bene. Dai. Piano Wario, piano, bravo. Oh, bravissimo, così Wario. Bravo. Ecco qua gli orangotango qua che ci fanno. Eccolo qua. Con una mano sola. Yeah! E va bene. Abbiamo anche iniziato i minigiochi. Ruota tutto, rotazione. Ce l'hai fatta! Sì, Wario, ce l'ho fatta. Quindi direi che l'introduzione alla Lega Gira comunque tutto. Sia. Adesso ti aspettano Ashley e Red. Oh, Ashley e Red. I miei terzi personaggi preferiti. Ok. Red no, però Ashley è abbastanza interessante come personaggio. Red. Cioè, sentila. Ashley. Red. Proprio lei è desiderosa di giocare Ashley, proprio Ashley. Ebbene, cugino, dopo questa introduzione alla Lega Gira Tutto, direi che per questo video è tutto. Vi ricordo in descrizione il link per Twitter e Instagram e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.